L'esplorazione e l'identificazione dei fattori di successo dei propri collaboratori è una delle pratiche centrali di un moderno esercizio della team leadership. Infatti, lo scenario attuale determinato dai processi di globalizzazione e digitalizzazione propone nuovi paradigmi ai quali fare riferimento. Non bastano più pochi leader, ci vuole molta leadership. Non basta più assegnare dei compiti, occorre sviluppare il senso di responsabilità individuale. Non basta più condividere disposizioni, occorre condividere indirizzi e politiche. Non bastano più i normali sistemi motivazionali, occorre puntare al coinvolgimento di ogni persona, in particolare dei propri team member. Non basta più assegnare gli obiettivi SMART, no, bisogna puntare a alzare il livello di coscienza di ogni persona sulla propria sfida di crescita. Non è più sufficiente omologare i comportamenti, occorre che ciascuno esprima nei propri comportamenti i propri peculiari fattori di successo. Non basta più incontrare periodicamente ogni collaboratore, occorre accompagnarlo nella attività volta a conseguire la sua sfida di crescita. Non basta più acquisire il consenso dei propri collaboratori cercando di soddisfarne i bisogni. Bisogna semmai esprimere leadership nell'aiutarli a realizzare i propri desideri. Non basta più puntare a colmare i gap, occorre puntare a potenziare il talento. Occorre in sostanza far sedimentare nell'organizzazione una nuova concezione della leadership e una nuova concezione del talento, tenendo proprio presente che la missione fondamentale di un team leader consiste appunto nell'esplorare e identificare il talento di ciascuno dei suoi team member. Detto ciò, possiamo concludere che la talent identification è una tecnica oggi cruciale per esercitare leadership. Partiamo da una definizione di talento. Propongo questa definizione: attitudine innata che, quando espressa, consente di svolgere con naturalezza attività normalmente considerate difficili e, quando finalizzata, consente di ottenere risultati non ordinari. La talent identification, quindi, ha l'obiettivo di identificare queste attitudini innate di ciascuno dei nostri team member. Ciò prestando attenzione a non confondere il talento con la passione, né il talento con attitudini creative. Questa pratica presuppone un accompagnamento continuo, giacché l'esplorazione del talento non si risolve in un breve incontro esplorativo, ma si esercita in un'attività continuativa. Il processo di talent identification implica quattro passaggi: la condivisione di un evento meritevole di indagine di cui sia protagonista il team member, la definizione del risultato che è stato ottenuto grazie a questo evento meritevole di indagine, l'esplorazione del processo decisionale creativo che ha portato all'attuazione di comportamenti che hanno fatto la differenza, l'identificazione dei fattori di successo che hanno favorito e abilitato questi comportamenti. Per far sedimentare la cultura del talento nelle organizzazioni si può procedere in vari modi: attività di talent coaching, formazione a un modello di leadership incentrato sull'esplorazione del talento,
formazione dei team leader sulla tecnica di talent identification, formazione e qualificazione al talent coaching di coach interni all'organizzazione. Insomma, si possono immaginare diverse attività, ma certamente la formazione a un modello di leadership incentrato sull'esplorazione del talento è probabilmente l'attività che più di altre consente un risultato stabile nel tempo e particolarmente vantaggioso. Naturalmente, per saperne di più, contattateci e chiedete in cosa consiste la nostra proposta, Your Leadership, appunto per far sedimentare nelle organizzazioni tale modello di leadership.